Ciao a tutti, io sono Mary Rose, questo è il mio canale e oggi siamo sul nuovissimo video. Avrete potuto leggere dal titolo, oggi vi mostro un make-up adattissimo per San Valentino, ma prima di iniziare con il video vi mostro, cioè vi voglio far vedere bene le lenti a contatto che ho su, perché sì, sfortunatamente non ho gli occhi così chiari, ma indosso delle lenti a contatto e le lenti che sto indossando sono di Adria Lenti. Vi lascio il loro link giù nell'info box. Io con queste lenti mi trovo veramente veramente bene perché io ho l'occhio abbastanza sensibile, ma non le sento per niente queste lenti, quindi consiglio a tutte quelle persone che hanno problemi agli occhi, ma che comunque non vogliono rinunciare a cambiare il look ogni tanto. Quelle che indosso io sono quelle blu e sono quelle giornaliere. Comunque vi consiglio di dare un'occhiata alla loro pagina perché hanno veramente tantissimi modelli. Come potete vedere, ho la base già fatta e ora vi mostro subito i prodotti che ho utilizzato. Come fondotinta ho utilizzato un campioncino ed è questo qui di Mesauda, il Magic Wand. Avevo il campioncino, quindi ho detto perché non utilizzarlo. Questa qui è un'altra colorazione, io ho utilizzato la C20 e devo dire che mi piace abbastanza. Poi, come correttore, ho usato il mio fidatissimo Long Stay Concealer di Astra Cosmetics. Come cipria ho utilizzato la Brighten Up di Essence. Come blush invece ho utilizzato sempre questo qui di Essence, il Matte Touch Blush, che io amo alla follia, costano pochissimo e sono super pigmentati. Mentre come illuminante ho usato il Basic Marble di Gaia, di Basic Gaia di Cosmify. Per fare le sopracciglia ho utilizzato questa matita di Anastasia Beverly Hills, invece per fare un po' di bronzer ho usato la Hoola di Benefit. Quindi, ora che vi ho mostrato i prodotti che ho utilizzato per fare la base, possiamo partire con gli occhi che sono i protagonisti di questo look. Ma prima di iniziare con il video, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e di passare dal mio profilo di Instagram. Vi lascio tutto giù nell'info box come sempre. Ok, allora ho intenzione di fare un make-up sul rosa perché San Valentino per me chiama e il rosa urla rosa, anche se magari il colore predominante è il rosso, per me il rosa batte tutto. Quindi ho preso alcune delle mie palette preferite che richiamano il rosa, che sono l'Amrazy Palette di Anastasia Beverly Hills, la Dreamy Palette di Nabla Cosmetics e la Socialite di V7. Non ho proprio in mente il look che voglio fare, quindi in realtà andremo a crearlo nel corso del video. Vado a prendere il mio fidatissimo specchio di Zoeva e direi di iniziare. Come prima cosa vado a prendere Illusion dalla palette di Nabla e lo utilizzerò come colore di transizione, anche se è un marroncino, però ci sta perché non voglio fare un look totalmente rosa. Quindi vado nella mia piega e inizio a stendere l'ombretto. E faccio la stessa cosa ovviamente anche nell'altro occhio. Io non so se voi come me preferite fare entrambi gli occhi subito o se fare prima un occhio o poi l'altro. Fatemi sapere invece voi come fate. Io preferisco fare lo stesso procedimento su entrambi gli occhi, così il pennello che ho pulito lo tengo per entrambi gli occhi perché so già che poi lo andrò a prendere per congiungere le sfumature e poi mi si sporcherà e dovrei utilizzare 10.000 pennelli. Poi dalla stessa palette di Nabla vado a prendere Signorita e prendo un pennello un po' più fitto e inizio ad applicarlo sulla piega del mio occhio. In questo caso lo vado a tamponare, non subito a sfumare, ma lo tampono in modo tale che il pigmento si fissi e non vada subito via. Mi raccomando, state attenti perché questa cosa potrebbe fare un po' di fallout. Per questo trucco non andrò a congiungere la parte finale del make-up verso il basso, ma la porterò verso l'esterno. In questo modo andate verso l'esterno, quindi non andate poi verso il basso per fare una V. Con un pennello pulito vado a fare un mix di Illusion e Sistina e vado a sfumare l'ombretto che ho appena applicato. Non vi preoccupate se andrete a sporcare un po' con il colore, pertanto dopo andremo a tagliare tutto con del correttore. Quando la sfumatura è ottenuta ci piace, andiamo a replicare la stessa cosa sull'altro occhio.
Ok, dopo che il nostro look sfumato è concluso, andiamo a tagliare il tutto con un po' di correttore. Il mio correttore preferito per fare le cut crease è questo qui di Makeup Revolution, si chiama Conceal and Define, spero si possa leggere bene, e prendiamo un pennellino con la punta piatta. Quindi vado a prendere un po' di correttore e lo metto sulla mia mano e poi lo vado a prendere con il mio pennello, rimuovendo l'eccesso. Comunque il correttore non deve essere troppo. E quello che vado a fare è sporcare il mio occhio di correttore, guardare verso l'alto in modo tale che si stampi nel punto esatto in cui la crease andrà tagliata. E quindi poi vado lentamente a congiungere tutti i punti. Come potete vedere, ogni volta che andiamo a sollevare l'occhio si creerà una linea nella parte superiore che poi noi utilizzeremo come linea guida. Una volta che abbiamo pulito l'occhio con il correttore, non vi preoccupate se non siete stati troppo precisi, perché alla fine adesso andremo ad applicare sopra dei glitter e io sono indecisa tra quali glitter applicare, se applicare questi qui di Essence, che non so se vedrete lì, ma ho paura di fare un danno, che sono rosatini, oppure dei glitter di Sephora che vanno sull'argento. Ok, alla fine ho deciso di applicare i glitter di Sephora che sono argentati quasi bianchi. Ve li mostro, spero si possano vedere da lì. Lo spero vivamente. Questo qui quindi è il colore che ho deciso di applicare. Quindi quello che vado a fare è prendere una colla per i glitter. Io utilizzo questa qui di Kiko che era uscita in un kit insieme a dei glitter e mi applico anche questa sul dorso della mano. Quindi successivamente vado a prendere un pennello piatto e a stendere la mia colla per i glitter lì dove ho fatto la cut crease, in modo tale che i glitter aderiscano senza poi cadere. Ok, una volta che ho messo la colla, vado a prendere i miei glitter e inizio ad applicarli. Dopo che abbiamo applicato i glitter su tutto il correttore, vado a prendere lo stesso colore che abbiamo utilizzato all'inizio, ovvero Signorita, con un pennellino da eyeliner. Lo vado a prendere e vado a farci una linea di eyeliner proprio sotto a dove abbiamo finito con il correttore e i glitter. In questo modo e continuo. Ok, dopo che abbiamo fatto l'eyeliner, purtroppo a me ha fatto un po' di macchia qui. Penso sia dovuto al fatto che mi è scivolata la colla dei glitter mentre la mettevo, quindi penso sia per quello. Vado a prendere sempre Signorita e lo vado ad applicare sotto al nostro occhio. Ok, ho applicato anche un po' di mascara. Volevo applicare le ciglia finte, ci stavo provando in realtà. Queste qui di Mesauda, quel tratto, sono bellissime. Però non so se è il problema dei glitter che ho applicato, ma non mi si attaccava la colla alle ciglia, quindi non importa. Adesso vado ad applicare un rossetto liquido e io utilizzo questo qua di Wycon, il Long Stay Liquid Lipstick, nella colorazione numero 04. Ok, questo qui è il look finito. Devo dire che è molto molto particolare, non pensavo sarebbe venuta fuori una cosa così estrema. Fatemi sapere se volete anche un look un po' più sobrio per San Valentino, ma fatemi soprattutto sapere se vi piace questo look. Detto ciò, io vi ringrazio per aver guardato il video, vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!